La citazione era scritta su un muro con la vernice rossa. Quando vidi quelle parole, fu come se qualcuno me le avesse strappate da dentro la testa. Anarchia significa liberazione della mente umana dal dominio della religione. Liberazione del corpo umano dal dominio della proprietà. Liberazione dalle catene e dalle restrizioni del governo. Significa un ordine sociale basato sulla libera associazione degli individui. Salve a tutti ragazzi e benvenuti su The Saboteur. Ho fatto già i video sull'altro canale e ci riprovo così. L'unico gioco che ho installato che vale la pena fare secondo me per adesso è nuova partita subito. Mettiamo normale. I punti più fortissimi di Shion non possono essere parati. Uno a saperarsi. Electronic Arts Presenter. Godetevi il video ragazzi. È occupato? Non cerco compagnia. Ti trovi a Parigi, amico. In questa città nessuno beve da solo. Allora, cosa si festeggia? Niente. Ma se sei ansioso di ingoiare i denti, sarò lieto di accontentarti. Oh, sospettavo fossi troppo occupato a torturarti. E per una buona ragione, lo so. Si può sapere che vuoi? Pensi di essere l'unico a Parigi a voler zittire la coscienza sporca? La città è piena di uomini come noi. Abbiamo tutte le nostre buone ragioni. Ti ho osservato nelle ultime settimane. Ho visto che non ti piacciono i nazisti. La questione è... quanta gente morirà per mano di questi assassini con gli stivali mentre tu stai qui a piagnucolare come un cane bastonato? Sei abbastanza furioso da spaccarmi una bottiglia in testa, ma non muovi un dito per aiutare queste persone? Questo non è il mio paese. Oh, hai lasciato la tua coscienza alla frontiera? Il bisogno di giustizia sparisce oltre una certa linea sulla mappa? Sì, c'è una mappa dell'Irlanda. Voi francesi avete delle aspettative irrealistiche. Apri gli occhi! La guerra è ovunque! Non puoi sfuggirle! Puoi nasconderti e lasciare che lottino i coraggiosi! Oppure puoi attraversare quella porta e fare la cosa giusta! Aspetta a te scegliere. Bada come parli, o ci beccheremo tutti e due una pallottola in testa. Non mi limiterò a parlare. C'è un cortile dietro l'angolo. Fatti vivo da quelle parti quando la smetterai di nasconderti. Yes. Oh merda. Hola. Entrerei disponibile nuove armi e potenziamenti. Consulta schematica per ulteriori dettagli. Perfetto. Ep. Oh merda. Bella! Ah, una
uomo che preferisce morire in piedi che vivere in ginocchio. Preferirei fossero i crucchi a morire. Ottimo. C'è un deposito di carburante tedesco in fondo alla strada. Contiene 5.000 barili di preziosissima benzina, sorvegliati da impiegati mezzi sbronzi. Un bel pericolo d'incendio, direi. Proprio quello che pensavo. Servirà qualcosa per i fuochi d'artificio. Conosco un posto dove trovare quel che serve, ma prima voglio sapere. Sei pronto a uccidere, se è necessario? Per me? I bastardi nazisti hanno una sola andata per l'inferno. E io srotolo il tappeto rosso. Quella è la mia macchina. Guido io. Giustamente. Perché ti fai il giro, porca miseria? Pure muoviamoci. Dove andiamo? È stato un deposito di armi tedesco. Sono certo che non gli importerà se prendiamo qualcosa in prestito. Hai mai maneggiato degli esplosivi prima d'ora? Una volta sono uscito con una bomba. Alla fine era sposata. È una cosa seria. Bene, reggiti forte, so quello che faccio. Immaginavo lo sapessi. Oh cazzo. Merda, guarda. Fottuti nazisti ovunque, che infestano la mia bella città come scarafaggi. Vanno senz'altro come a casa propria. È ora di mostrargli tutta un'altra ospitalità. No, pensavo che doveva venire qua stavanti. Madonna! Ma fumigato! Allora, ho capito, sei tu che ti butti in mezzo. Ma guarda te. Se fanno prendere del culo i pedoni, si metti giù. Sono loro che te. Porca miseria, elevati. Ho la netta sensazione che eri un controvano. LOL. Il deposito di munizioni è là in fondo. Andiamo. Guarda quei visci di sciacalli. Non ce la faccio più. Ehi, tranquillo, amico. Prendiamo solo quello per cui siamo venuti. Espèce d'enfoiré de merde! Cristo, ci siamo. Non ho fatto aiutarlo. Che cazzo? Mo mi hai rotto le palle. È ora di spedire il fascista in me. Che cazzo voleva dire? Non ora. Andiamo. Ma perché addosso a me sono venuti, oh? Bastardi. Le casse dei rifornimenti sono lassù, ma dobbiamo stare attenti. In nascondiglio e in area riservata. Ah sì? Come te prima nel vicolo. Ho perso la calma, non succederà più. Assicuratene. Non ho lasciato un locale accogliente per farmi sparare alla testa. Se ci vedono vicino alle casse, i tedeschi cercheranno di lanciare l'allarme. Allora prima dovremo sbarazzarci di quella vedetta. Sì, la superficie di quell'edificio dovrebbe permetterti di arrampicarti. Arrampicati fin lassù e lancia quel pezzo di merda nazista dal tetto mentre io mi muovo a terra. Vuoi fa? Sì, posso. I'm Spider-Man. Io posso. Possedere radio illegali. Coloro che lo faranno radio illegali. Parapan. Aiutami, irlandese! Non lasciamogli lanciare l'allarme! Ich überrasche ihn von der Seite! Schmidt hat's erwischt! Ma muori! Vediamo che tipo di feste piacciono a questi crocchi. Spacca quelle casse! Tranquillo. Weekend. Ora? Quegli esplosivi andranno benissimo. Ricorda di tenere almeno una carica per il deposito di carburante. Torniamo alla macchina. Stai tranzollo. Sbrigati però, Luke. Dai cazzo. Oh cazzo, devo andare indietro. I'm sorry. Come ti senti, irlandese? Non vedo l'ora di dare inizio al vero spettacolo.
Oh, una persona qualunque avrebbe già perso la calma. Dimmi, amico mio, cosa facevi in Irlanda prima di venire nel mio paese? Ero un meccanico, non che sia affar tuo. Un meccanico, eh? Bene, alla Resistance farà comodo un meccanico. Non sapevo che Parigi avesse una resistenza. Beh, ora lo sai. Da stanotte i nazisti hanno un nuovo nemico da temere. Uep. Il deposito è più avanti. Dobbiamo creare un diversivo per passare quel cancello. I nazisti sono addestrati a riconoscere i suoni degli spari e delle esplosioni. Fa di ciò un tuo vantaggio. 5 chili di esplosivo su quel camion dovrebbero attirare l'attenzione. Sì, serviranno. Inizia salendo su quell'edificio. Una volta sul tetto, tieni giù la testa e aspetta l'esplosione del camion. Poi usa il cavo del telefono per attraversare la strada fino al deposito. Mentre le guardie sono distratte, entra rapidamente e piazza una carica sulla cisterna principale. Ci vedremo al cancello alla fine. Guardati il culo, irlandese. E muoviti. Ok. Perfetto. Ai punti di controllo si dovranno esibire i documenti di transito. I trasgressori verranno severamente puniti. È il mio segnale, ora di muoversi. Oh, oh. Cazzo. Corri Forest. No, ho saltato il... Ah, porca. Non volevo saltarlo. Cioè, volevo saltare, ma non saltare il video. LOL. Tara. Usciamo in clandestino, no? Non diamo nell'occhio, questa zona è sorvegliata. Merda, 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 merda. E levati. Ragazzi, scusate, ma squilla il telefono, non è il telefono. Ok. Luke, ma dai. Poi se tu ci vai là, però io ma no. Ah, ce l'abbiamo fatta. Questa notte cambieremo il corso della storia, amico mio. Abbiamo solo fatto esplodere una stazione di rifornimento. Anche se devo ammettere che quella palla di fuoco era parecchio scenografica. Ti sbagli, irlandese. Qualcosa è cambiato. È nell'aria. Non lo senti? Beh, ora che l'hai detto. È solo l'inizio. Respingeremo l'oscurità. Libereremo questa città dalla paura. Casa per casa e strada per strada. Riposati un po', amico. Avremo molto da fare nei prossimi giorni. Oh, sì. Se con ciò intendi una bella bruna e un whisky. Goditi la ricompensa, irlandese, te la meriti. Ti devo un drink. Anche lui. Eccoci dentro al bello, ragazzi. E dobbiamo andare nella stanza a dormire, credo. Missione finita, praticamente. Yeah. Ben ritrovati, ragazzi. È finito l'episodio, il primo episodio di The Saboteur.
e ci vediamo al prossimo video. Ho dovuto rifare questo video, ragazzi, ve lo dico con semplice appuntamento con Luke che già abbiamo fatto, ma vabbè, ho dovuto fare nuova partita per rifare questa scena, questa clip, diciamo. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao agli occhi.